Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Alle mie spalle, i più attenti tra voi avranno notato subito una cosa strana, e cioè su un PC il Google Play Store. Cosa ci fa lì? Ebbene, oggi questo è l'argomento del video, e cioè andiamo a vedere come emulare Android sul PC. Il PC può essere sia Windows, sia Linux, sia Mac, non importa. Quello che andremo a fare è, con un semplice programma, andare a simulare il sistema operativo Android sul PC per diversi motivi. Il mio motivo personale è quello di andare a giocare sul computer con una serie di titoli che sono presenti su Android e che per computer ovviamente non ci sono, ovviamente sincronizzando i dati mediante Google Play Store tra smartphone e PC. Ma non prendiamoci in altre chiacchiere, andiamo a vedere immediatamente come si fa. In realtà, qui in descrizione vi lascio due link. Il primo è quello che vi riporta ad una guida di Salvatore Aranzulla, il buon vecchio Salvatore Aranzulla, che è in Cina a guadagnare milioni mentre io sono qui a fare video su YouTube. Ebbene, Salvatore Aranzulla praticamente spiega come fare passo passo per andare ad utilizzare Android sul PC, e il secondo link vi riporta direttamente al programma. Io vi faccio vedere praticamente in parole povere come si fa e quali benefici può portare. Bene ragazzi, in questa visuale andremo a vedere quindi più nello specifico cosa andiamo a fare. Come detto precedentemente, in descrizione vi lascio due link. Il primo è questo qui, in cui si può evincere come andare ad emulare Android mediante la guida per l'appunto di Ranzulla. E c'è tutta una bellissima spiegazione per andare a simulare quest'ultimo sulle piattaforme Mac, Linux o Windows. Di converso però c'è un secondo link che vi riporta direttamente al programma in Itiner, e cioè BlueStacks. BlueStacks qui ovviamente varierà a seconda della piattaforma che state utilizzando, leggendo in automatico il sistema operativo col quale accederete al server del sito stesso. Infatti, mi dirà download BlueStacks v.2.0, ovviamente la versione, for Mac. Ovviamente, qui se avevate Windows e accedevate al sito, diceva for Windows, senza perdersi troppo in chiacchiere. Ebbene, dopo aver cliccato sul download, installato BlueStacks e dopo aver effettuato l'accesso al Google Play Store, o meglio al Google account mediante BlueStacks stesso, che cosa succede? Succede che si apre una bellissima applicazione. L'applicazione in genere, BlueStacks, comparirà con questa schermata in cui ci sono vari titoli che possiamo andare ad installare. Nel mio caso specifico c'era già installato il Play Store e il Search Apps. Ovviamente questa è la versione per Mac. Nel momento in cui andate ad installare Windows, invece, vi comparirà una schermata di accesso iniziale con tutta una serie di tab e applicazioni installabili. Voi dovete andare a spulciare e a cercare Google Play Store e installarlo. A me, ripeto, qui in Windows non c'è, ma in Mac c'è già il Google Play Store. Ovviamente si tratta di perdere qualche minuto della vostra vita. Ovviamente andando sul Play Store, come potete notare, ci sono, non posso dire tutte le applicazioni perché non tutte possono essere simulate, ma comunque la maggior parte. Infatti, se vado a cliccare ad esempio su Need for Speed, ovviamente mi esce il Need for Speed più atteso della generazione che andremo poi magari a recensire, ed eccolo qui. Io, come visto, praticamente l'ho installato, ed è da notare come questo menu di Android ci sia nel tab praticamente iniziale che avete voi sul vostro smartphone, e poi qui in basso a destra c'è il tasto indietro ed il tasto home. Andando poi ovviamente a fare qualcosa con questo simulatore, ad esempio l'utilizzo che ne faccio io a giocare, ricordo sincronizzando ovviamente mediante Google Play Store e quindi praticamente mediante il vostro Google account, tutti i dati che fate sia sul PC che su smartphone, quindi potete giocare in parallelo con entrambi i dispositivi, ovviamente non in contemporanea, e avere sempre l'account ultimo, con l'ultimo aggiornamento. Ebbene, andando a lanciare per esempio Need for Speed No Limits, il computer simulerà in automatico l'ambiente migliore per giocare a questo titolo, dando una schermata a tutto schermo, per l'appunto, a differenza magari di Yu-Gi-Oh! Che andremo sempre poi a recensire, che dà ovviamente, come sullo smartphone, una schermata invece rettangolare molto molto più ristretta. Vi faccio l'esempio tra le due piattaforme, metto un po' d'audio, andando a lanciare. Eccolo qui, Yu-Gi-Oh! Che stavo provando per l'appunto ad installare poi con vari aggiornamenti. Ecco che ci dà questa schermata qui. Se io invece torno alla home e lancio Need for Speed, ecco che parte la schermata a tutto schermo come detto precedentemente. Il gioco parte come partirebbe su PC, ha il suo caricamento, ci dà il titolo del gioco stesso.
La prima volta che l'ho lanciato mi diceva anche quali pulsanti andare ad utilizzare perché fa tutto in automatico BlueStacks, mi dice come simulare al meglio il tutto, connetta al server per sincronizzare i dati sul PC da smartphone e parte il gioco. Andiamo a vedere come va a simularlo. Ovviamente è installabile su tutti i PC, ma dovete avere una certa potenza grafica. Ecco qui. Inizia la corsa, togliamo il mouse ed ecco che praticamente mi sto muovendo. Adesso dice tocca e tieni premuto, ovviamente per me questo non vale, io devo cliccare le freccette, quindi possiamo cliccare il tasto del mouse ed ecco che con le freccette mi vado a muovere e a giocare ad un gioco prettamente Android che sul PC non esisteva. Questo vale ovviamente per Clash of Clans, Clash Royale, Yu-Gi-Oh! Tutti i giochi praticamente scaricabili. Questo è uno degli utilizzi che potete fare di BlueStacks. Ovviamente poi ci sono altri utilizzi, come detto precedentemente, che vi permettono di andare ad emulare alcune applicazioni utili, magari semplicemente da PC, senza avere mille cose sempre a portata di mano. Adesso addirittura mi dice fai scorrere in su per attivare il Nitro. Io il su non ce l'ho, ovviamente, quindi clicco la freccia in alto. E va ad emularsi alla grande. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Spero vi sia piaciuto, spero che soprattutto utilizzerete questo metodo per divertirvi un po', soprattutto per giocare di conseguenza. E mi raccomando, lasciate un bel like al video se è stato utile e soprattutto commentate se avete altri metodi per emulare Android in maniera ancora più semplice e soprattutto più produttiva. Come sempre vi saluto e ci vediamo al video di giovedì.